la crisi, gli imprenditori falliscono, insomma, in questi tempi un imprenditore prenderebbe i soldi, non so, andrebbe via, eccetera. Questa scommessa. Ma poi non si diverte. Ma dobbiamo smetterla di pensare che i soldi siano fonte di felicità. Ma sai quanti ricchi tristissimi sono in giro per il mondo? Loro credono di essere felici, no? Beh, giustamente. Allora, sulle rendite finanziarie adesso addirittura il 20%, prima era il 12,5%. Se come ti muovi, lavori, paghi la metà, paghi il 50%. Però ti è anche un po' giusto, ti diverti da morire. Cioè è giusto che sia meno tassata l'infelicità di questi usurai che passano già la giornata tristemente a pensare a quanto gli rendono i denari e che in questo momento sono tristissimi perché la borsa va giù. Pensa se un marziano ci guarda, no? Che non conosce noi umani, e dice: ma che mondo strano, i ricchi sono infelici. Che strano, e sono infelici perché hanno tanti soldi e in questo momento, cazzo, la borsa, loro non sanno cosa fare. Uno povero, è sempre uguale. Un po' ultimamente. Ah, beh, certo. Però sì. Questa cosa della quindicesima, dicevi, diciamo, ti chiedevano il break even di questo posto. Io spero di raggiungerlo, superarlo, eccetera, per fare le stesse robe anche qui, ma credo che succederà, dai. Ma hai visto che figata che è, no? Vuoi mica che non vada in break even una roba del genere? Se non va in break even una roba del genere non c'è giustizia nel mondo, no? Una domanda, parlavate di slow food, però tu hai detto no, chilometro zero non è giusto sempre. No, non è giusto quasi mai. Lo è normalmente per i prodotti di tutti i giorni, è inutile andare, non bisogna mai, io sono un moderato, quindi le esagerazioni non le voglio. Però ragazzi, se fermiamo la libera circolazione delle merci, fermiamo la libera circolazione delle idee nel mondo. Insieme alle merci circolano le idee. E quindi questa roba dei chilometri zero esagerata ci rimette tutti di nuovo all'epoca dei comuni, no? All'epoca dei comuni. Quindi non deve esistere questa roba. Le grandi cose belle del mondo le vorrei portare qui o io portarmi, perché noi vogliamo andare nel mondo a vendere Barolo, Barbaresco, Giuseppe. Poi non dobbiamo comprare le borse ai cinesi, no? Perché poveri cristi devono vendere, poi ci vendono altro che le borse. Quindi libera circolazione delle merci e con moderazione, non andare, è inutile che vado a mangiare le mele canadesi, cioè uno che qui che mangia mele canadesi è un deficiente, bisogna cercare di non mangiare le arance d'estate, perché le arance nel nord del mondo vengono d'inverno, ma un po' di normale moderazione e semplificazione ci aiuta, ben pensando che se qualche volta voglio mangiare una fetta di un grande amon iberico, io non mi devo sentire un delinquente, me la mangio. Ultima battuta politica, diceva insomma di andare così d'accordo stranamente figlio di partigiano con Polverini e suoi, però guarda, oggi nell'intervista di Gramellini c'era anche così un accenno su Renzi, insomma, ci dica un po'. Sì, Renzi mi ha telefonato oggi che viene al 14, sarà carino vederlo, a me piace moltissimo Renzi, mi piace da morire perché ha coraggio. Sì, io ci punterei molto su Renzi, se potrò gli darò anche il voto alle primarie, spero di farlo.